Buongiorno a tutti, stamattina facciamo una pratica di yoga del buongiorno, di risveglio. Vi invito a prendere posto sul vostro tappetino. Potete allargare la base sulla quale siete poggiati e quindi spostare un po' la vostra carne dai dischi, incrociare le gambe. Sentirvi in una posizione, direi, comoda. E poi cominciate a sbadigliare, a esalare sospiri, mentre muovete le vostre spalle. Respirate dalla bocca aperta e sospirate, sbadigliate. Lasciate che il diaframma possa muoversi liberamente. Rilassandosi, respiro dopo respiro. Muovete il collo. Accompagnatevi a trovare posto comodo dentro di voi. E dopo qualche movimento per sciogliere la parte alta e le tensioni del collo e risvegliare, poggiate le mani sulle ginocchia, avvicinate i gomiti al corpo, allungate la colonna vertebrale. Sentite il petto che si apre leggermente quando inspirate. E allineate anche la cima del capo, immaginando di poterla portare in alto fino al cielo. Restate. Restate e prendete contatto col vostro respiro. Sentite l'aria entrare dalle narici. E percepite poi il movimento del respiro all'interno del corpo. Seguite l'addome che si espande e che poi si svuota, osservando se il vostro respiro raggiunge l'addome. L'aria entra dal naso, scivola all'interno del corpo. L'addome si espande e quando l'aria esce, l'addome si ritrae e il corpo si svuota. Diventate consapevoli del vostro respiro e dello spazio nel quale il vostro respiro si muove. Inspirando, unite le mani in Anjali Mudra davanti al cuore. Ed espirando, spingete i palmi delle mani, allontanandovi. Chiudete le spalle, portate il mento alla gola, arrotondate la colonna. Inspiro, torno al centro, allungo e distendo. Premo i palmi delle mani uno contro l'altro e prendo un po' di forza per distendermi verso il cielo. E nell'espiro spingo lontano. E ancora in, allungo. Ed es, distendo. Inspiro, allungo, premo le mani. E nell'espiro spingo, arrotondo la colonna. Inspirando, questa volta saliamo al cielo. Palmi delle mani al cielo, allungatevi bene. E nell'espiro, le braccia scendono e tornano ai lati del corpo.
Inspiro ed espiro. Inspiro, salgo, allungo e nell'espiro torno. E ancora, in ed espiro. Inspiro e nell'espiro ritorno al centro. Inspiro espiro. Inspirando a lungo e nell'espiro scendono le braccia, ma scende anche il corpo verso terra. Abbandono la fronte verso il suolo. Resto e sento l'allungamento e la distensione posteriore avvenire in modo naturale e spontaneo. Inspirando, srotolo la colonna lentamente e nell'espiro. Stop. In ed es. Inspiro. E respirando le braccia scendono, il corpo si protende in avanti, la fronte verso terra. Abbandono. Resto 3 respiri. In ed es. Inspirando srotolo, riporto la colonna allineata e nell'espiro stop. In ed es. Inspiro al cielo e ancora una volta espiro e scendo. Conto poi 3 respiri. Li seguo. Inspirando salgo e nell'espiro resto. In ed es. Inspiro. E questa volta lasciamo il braccio sinistro scendere a lato e distendiamo tutto il fianco destro. Restate portando la mano verso lontano. Lo sguardo verso il cielo, accompagnatevi lentamente e sentite il vostro corpo che si distende un po' di più, respiro dopo respiro. Inspirando, torno e nell'espiro scendo. Abbandono il corpo. Ritorno verso terra. Resto 3 respiri. In, salgo. Espiro e sto. Al centro. Lontano, espirando. Al cielo, mentre inspiro. E nell'espiro, mezzaluna, Ardha Chandrasana, sull'altro lato. Cerco di mantenere la delicatezza negli allungamenti. Osservo il mio limite. E osservo come di mattina il limite si sposta velocemente, creando più spazio. Accogliendo il respiro. In
inspiro e nell'espiro allungo la colonna e di nuovo giù, tre respiri. Srotolo inspirando e nell'espiro stop. In ed es. Inspiro e nell'espiro scendo lateralmente. Inspiro e salgo e nell'espiro scendo sull'altro lato. Inspiro e salgo e nell'espiro scendo verso terra. Inspirando srotolo, faccio pugni dietro al corpo, apro ed espando il petto. Espiro e resto. Inspirando torno. Espiro e sto. In ed es. Inspiro ed espiro da un lato. Inspiro al centro ed espirando scendo sull'altro lato. Inspiro ed espirando allungo e mi lascio cadere verso terra. Inspiro, srotolo, punto i pugni, apro verso il cielo e espando, resto. Inspirando, torno. Un'ultima volta, seguite il vostro respiro. Potete chiudere gli occhi e osservare l'aria che entra, l'aria che esce e che accompagna la mente e il corpo in questo movimento di risveglio. Inspirando, tornate. Fermatevi un momento a osservare. Osservate nuovamente il vostro respiro e lo spazio interiore che avete conquistato. Osservate come fluisce il vostro respiro. Inspirando salgo al cielo, allungo. E nell'espiro scendo a terra. Distendo. Inspiro allungo guardando avanti, distendo la colonna. E nell'espiro abbandono di nuovo. Inspiro e salgo al cielo. Inarco un po' la schiena se posso e unisco le mani. E nell'espiro. Torno al cuore. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. Fino al cielo.
Accolgo la luce dentro di me. Namastè. Saluto il cielo. Saluto la terra. Saluto l'orizzonte. Saluto l'aria. E salgo fino al sole. Accolgo la luce dentro di me. Namastè. Accompagnatevi a distendere lentamente le vostre gambe. Stiamo praticando di prima mattina e quindi le articolazioni e i tessuti sono sicuramente più rigidi che a fine giornata, quindi portate tutte le accortezze che potete per un bel risveglio e quindi lasciate pure che le vostre mani possano massaggiare le caviglie, le ginocchia, le gambe e lasciatevi in questo massaggio allungare e poi tornare. Espirando allungatevi e inspirando tornate. Andate a mobilitare così la parte bassa della schiena, l'addome. Seguite il vostro respiro qualche volta. E poi vi fermate, raccogliete le vostre gambe, appoggiate i vostri piedi con le piante una contro l'altra, agganciateli e andiamo a muovere le nostre anche, vibrando un pochettino, come se le nostre gambe disegnassero delle ali di farfalla. Fate che la posizione sia attiva e quindi non lasciateli cadere, ma piuttosto portate l'ombelico verso i talloni e distendete la colonna e muovete ritmicamente un po' le vostre ginocchia. Allontanate leggermente i vostri piedi, mantenete le mani sulle caviglie, allungate la colonna, puntate le spalle verso il basso, il busto verso l'alto e nell'espiro lasciatevi cadere quanto è possibile distendendo la parte posteriore del corpo. Non esagerate, non tirate di prima mattina. Non si fa mai, ma soprattutto di prima mattina. Imparate a vivere lo yoga come un cammino interiore e quindi sentire il vostro limite che si sposta respiro dopo respiro. Respiro dopo respiro. Inspirando lentamente, tornate. Raccogliete le ginocchia, mettete i piedi a terra e poggiate le mani dietro di voi. Aprite petto e torace e il prossimo espiro fate scendere le ginocchia da un lato e poi dall'altro. Muovetevi nella camminata del corvo qualche volta, come un massaggio ai glutei. E poi ritorniamo al centro. Raccogliete la gamba destra, agganciate il ginocchio, allungate la colonna e sollevate la gamba. E nell'espiro portatela giù. Muovete la gamba così qualche volta, andando ad estendere l'articolazione del ginocchio. E poi accogliete
accompagnate la gamba sulla vostra coscia. Potete muovere qualche volta la caviglia. Tenere il piede con una mano e andiamo ad espirare tirando il ginocchio verso di noi. Inspirando, lo appoggio verso terra. Espiro ed inspiro. Mi raccomando, non spingete, accompagnate. Che il gesto sia un semplice accompagnare l'articolazione dell'anca che ruota e che si apre un po'. Inspiro ed espiro. Distendete lentamente la gamba sull'altra, lasciate le caviglie incrociate. Inspirando allungatevi verso il cielo e nell'espiro abbandonatevi sulle gambe. Lasciatevi proprio cadere morbidamente. Lasciate cadere il vostro corpo sulle cosce. Abbandonate il vostro peso. E inspirando, srotolate e tornate. Sciogliete le gambe e fate un bel respiro verso il cielo. Espirando, riportate le braccia a fianco al corpo. Andiamo a raccogliere l'altro ginocchio, espiro ed inspiro, seguo il mio respiro qualche volta, muovendo il ginocchio, e poi appoggio sulla coscia, vado a ruotare la caviglia, mamma. Accompagnate il piede un po' più in alto e andiamo a muovere l'articolazione dell'anca. Accompagnate la vostra gamba, il vostro piede a scendere, allungatevi bene verso il cielo e nell'espiro scendiamo e abbandoniamo. Restate, restate lasciando e permettendo al corpo di cadere sulle gambe distese. Inspirando, tornate al centro, allungatevi, sciogliete e restate. Portate le vostre gambe a piegarsi, piegate la gamba sinistra e questa volta andiamo a prendere il fondo del piede destro con tutte e due le mani. Accompagniamo il piede davanti al viso. Cerchiamo di spingere il ginocchio verso il petto, allungando la colonna vertebrale. E quindi la postura non è certo arrotondata, ma sono seduta sugli ischi, la colonna è allungata,
distendo verso il cielo e tiro verso di me il ginocchio. Il respiro è profondo, l'addome si massaggia sulla coscia e sento il lato destro del corpo allungarsi ancora un po', verso l'alto. Se ho la possibilità, posso provare a distendere la gamba. Cercate di mantenere la colonna allineata. Respirando, distendo la gamba. E nel respiro piego il ginocchio, porto il piede al di là del ginocchio piegato. Tenete il ginocchio davanti a voi, fate un bel inspiro, allungatevi. Bene. E poi ancora un bel inspiro, allungatevi. Su bene. E nell'espiro, braccio sinistro, braccio destro va dietro. Andiamo nella postura di Mazienda. Tenete la coscia vicino a voi, fate scivolare l'addome, il petto, il torace. Rivolgete lo sguardo verso il dietro. Sentite il respiro scorrere nel corpo. Inspiro e allungo. Espiro. Fate una bella torsione. Sull'altro lato. La mano dietro. Inspiro e allungo. E nell'espiro di nuovo, torsione, inspiro e salgo, e nell'espiro, torsione, in, ed es. Inspiro. Ed espiro. Inspirando tornate e accompagnate la gamba così piegata lateralmente. Siamo seduti nella posizione Thai, Svastikasana. Osservate i vostri ischi se sono appoggiati a terra, se vi sentite allineati. Datevi tempo di adattarvi all'asana. Qualche respiro. Inspirando a lungo al cielo. E nell'espiro le mani scendono, una davanti e una dietro, la mano sinistra dietro. Inspirando mi sollevo, apro le anche, punto verso il cielo e resto. Espiro e torno. Inspiro a lungo verso il cielo. E questa volta è la mano destra che scende dietro, la mano sinistra davanti. Inspirando mi sollevo. Inarco la schiena, guardo verso il cielo. E nell'espiro poi torno. Inspiro e allungo le braccia verso il cielo e nell'espiro tutte e due le mani dietro. Ritorno a muovere le ginocchia nella camminata del corpo. Sciolgo le anche.
stendo le gambe. Tornate a scivolare e a risalire qualche volta. Lasciatevi scorrere col respiro, allungandovi. E vivete con consapevolezza il corpo che si risveglia. Senza bisogno di estremismi, ma solo con tanta cura e attenzione. Espiro. E mi fermo un momento in Paschimottanasana. Inspiro e salgo. E poi espiro di nuovo e mi fermo un momento in Paschimottanasana. Inspiro e salgo. E ancora, termino il respiro, resto a vuoto. Inspiro. E un'ultima volta, espiro. Resto a vuoto un momento e poi inspirando torno, allungo. E riprendo al centro. Piegate questa volta la gamba destra, raccogliete il ginocchio sinistro e portate le mani sotto la pianta del piede. Sollevate il piede all'altezza del viso. State appostati sugli ischi, non ruotate indietro, e incomincio a tirare la gamba verso di me per sentire la colonna vertebrale che si distende e che si allunga. Resto. L'addome preme sulla coscia e il respiro massaggia profondamente. Inspirando. Lascio che la gamba possa distendersi quanto è possibile. Non creo violenza, non creo tensioni. Permetto al respiro di scorrere. E nell'espiro. Accompagno il piede al di là del ginocchio. Tenete il ginocchio sinistro vicino al petto, allungate la schiena. Respirate. Inspirando allungo verso il cielo. E nell'espiro, torsione, Matsyendra. Il braccio accoglie la coscia, la mano dietro punta a terra, il corpo inizia a ruotare lentamente. Respiro dopo respiro. Inspiro e allungo. E nell'espiro, torsione sull'altro lato. Inspiro a lungo. E nell'espiro, di nuovo. E ancora, in. Ed est. Inspiro. Ed espiro. Inspiro. Ed espiro. Inspirando tornate al centro. E poi accompagnate la gamba sinistra ad appoggiarsi a lato. Piede rivolto indietro. Posizione Thai. Respiro. Mi adatto nell'asana per un momento, osservo gli ischi appoggiati a terra.
Inspirando, salgo, allungo. E nell'espiro le mani, mano destra indietro, mano sinistra davanti, poggio la mano destra dietro e mi sollevo. Inarco la schiena, apro petto e torace. Punto in alto la mano verso il cielo come potessi agganciarmi. Respiro. E nell'espiro lentamente torniamo. In. E questa volta inverto la posizione delle mani, mano sinistra dietro, mano destra davanti. Inspirando, mi sollevo di nuovo. In arco, questa volta il petto si apre di più. E resto. Espirando. Lentamente torno. Fai un bel respiro, allungati di nuovo e porta tutte e due le mani dietro di te. Solleva le ginocchia e muoviti nella camminata del corpo, qualche volta per sciogliere le tensioni delle anche. Inspirando, allunga e distendi le tue gambe. Fai un bel respiro. E poi torna. E poi dedicati a qualche bel massaggio morbido mentre cadi sulle tue cosce. Espirando, scivola verso i piedi. Inspirando, torna. Espira verso i piedi. Inspirando, torna. E ancora. E dopo, quando espiri, abbandoni e resti. Mantieni l'asana, lasciando il corpo scendere. Lascia che il peso del corpo possa cadere. Qualche respiro. Inspirando, riprendi posto. Intreccia le tue gambe. Porta le mani davanti a te. Spostati col peso. E portati nella posizione in quadrupedia. Lascia le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto i fianchi. E inspirando inizia a sollevare il coccige, inarca la schiena. Apri bene gli occhi, guarda davanti a te. Senti il petto espanso, la pancia che cade, come fossi una tigre, pronta ad affrontare la giornata. E nell'espiro, arrotonda, tira il coccige verso terra, arrotonda la colonna, porta il mento alla gola e spingi bene in alto con il dorso. Chiuditi in questa posizione del gatto che si stira. E di nuovo, inspiro. Il coccige scende, sale, la testa pure, la pancia cade, apri gli occhi. E focalizza. E nell'espiro ritira il coccige, arrotonda la colonna e spingi bene verso l'alto con tutta la forza che hai. E ancora in. E questa volta espirando, arrotonda la colonna e scivola indietro nella posizione della preghiera. Inspiro, avanza inarcando. E nell'espiro arrotonda e scivola indietro. Muoviti seguendo il ritmo del respiro.
Inspiro, avanza inarcando. E nell'espiro arrotonda e scivola indietro, fino ai talloni. Le mani sono ancorate al suolo. E ancora, in. Allungo e distendo il piede sinistro. E nell'espiro scivolo, arrotondo. E ancora, punto il piede sinistro, in arco. Distendo la gamba e nell'espiro arrotondo, inspiro, in arco, punto il piede, distendo la gamba, allungo anche il braccio destro e nell'espiro torno e arrotondo. E ancora, in, punto il piede, distendo la gamba, distendo il braccio. E nell'espiro, poggio la mano, arrotondo, svuoto bene i polmoni. Inspiro, allungo, distendo, inspiro e sollevo. Ujjayi, poggio la mano, il ginocchio. Arrotondo. In, punto, distendo. In, sollevo. Ujjayi, torno. E ancora una volta. In, in. Espiro. Inspirando tigre, avanzo. E nell'espiro arrotondo, preghiera, scivolo indietro. Inspiro e tigre, punto il piede destro, distendo la gamba. E nell'espiro. Appoggio il ginocchio, arrotondo la zona lombare, svuoto i polmoni e abbandono. E di nuovo in, punto, distendo. E nell'espiro scendo, arrotondo. Inspiro, punto il piede, sollevo il braccio sinistro. E nell'espiro Ujjayi. Inspiro. Punto, piede e mano. E nell'espiro Ujjayi. Inspiro. Punto. Inspiro ancora e sollevo. Trattengo un momento e nell'espiro, Ujjayi. Inspiro, inspiro, Ujjayi. Inspiro. Inspiro. Ujjayi. Inspiro tigre. Espiro arrotondo e preghiera. E ora inspirando mi sollevo e scendo col bacino, aprendo petto e torace. Inspiro. E nell'espiro torno a distendermi in preghiera arrotondando la colonna. E ancora, in, apro, gomiti piegati, spalle indietro. Espiro. Muovetevi qualche volta ritmicamente. Osservate di avere il pube a terra e quindi le braccia si piegano quel tanto.
che vi permettono di scendere col pube a terra. In ed es. In ed es. In ed es. Seguite il vostro respiro ancora 5-6 volte. E muovetevi in questo passaggio che risveglia le energie nel corpo, elasticizza tutta la nostra colonna vertebrale, espande il respiro, ossigena e crea forza. Un'ultima volta, in ed es. Inspirando tigre, punto i piedi, cane. Distendete le vostre gambe, distendete il vostro corpo. Restate qualche respiro sollevandovi sulle dita dei piedi e poi tornando. Allungatevi, muovetevi qualche volta. Inspirando, porto il ginocchio destro in mezzo alle mani. E nel respiro, torno col piede a terra. Inspiro, porto il ginocchio destro in mezzo alle mani. E questa volta nel respiro, distendo e allungo la gamba. E ancora inspiro ed espiro. Inspirando, ginocchio destro in mezzo alle mani. Portate le vostre mani a terra, lasciatevi scendere sul tallone, trovate una postura di equilibrio. Se fate fatica a mantenere l'equilibrio, tenete le vostre mani a terra. Se è possibile, apritele lateralmente e aiutatevi lentamente ad aprire il petto e il torace, inarcando un po' la schiena. Respirate. Accogliete il giorno. Sentite come il vostro corpo si adatta e trova il giusto equilibrio per mantenervi stabili e come il cuore si apre fiducioso. E nell'espiro riportate le mani a terra, allungatevi, appoggiate le ginocchia, i gomiti e lasciatevi cadere. Mani sotto le spalle, punto il piede dietro e di nuovo cane a muso in giù. Distendete bene tutto il corpo, ritrovate il centro, allineatevi, salite qualche volta sulle punte dei piedi e poi scendete. Inspiro. E poi porto il ginocchio in mezzo alle mani, non tocco a terra. Inspirando. E poi espiro. In e ancora, ginocchio in mezzo alle mani. E nel respiro, questa volta cerco di distendere la gamba verso il cielo. Espirando, ginocchio in mezzo alle mani. Appoggio a terra, cerco la stabilità, lascio il peso scendere sul tallone e respiro. Quando vi sentite e se vi sentite stabili, iniziate ad aprire le vostre braccia. Partite dal basso e poi se potete sollevatele un po'.
E osservate come questo semplice gesto risuona all'interno del corpo. Espirando, poggio le mani a terra, gomiti a terra, lascio cadere il corpo. Rilasso la zona lombare e tutta la schiena. Le mani sotto il petto. Inspiro, punto il piede dietro, cane muso in giù. Inspiro. Cane a muso in su. E nell'espiro appoggio le ginocchia e torno in preghiera. Inspirando srotolo la colonna. Poggio le mani dietro e espirando espando e apro. Inspiro e torno al centro. Potete restare nella posizione dell'eroe di Vajrasana, oppure potete incrociare le gambe e portarvi di nuovo in posizione seduta. Fermatevi un momento a osservare il vostro corpo. Osservate ogni singola parte del vostro corpo. Sentite soprattutto lo spazio vitale, la parte del centro del corpo, dove sono raccolti tutti i nostri organi. E osserva ora come il tuo respiro li abbraccia tutti insieme, tutti in una volta. Li trattiene uniti. Ogni volta che l'aria entra dal naso e si espande nel corpo, puoi osservare come il tuo respiro abbraccia tutti i tuoi organi vitali. È un piacere per la mente, è un piacere per lo spirito, è un piacere per il nostro cuore. Ora tutto l'organismo è allineato e risuona. Vibra allo stesso ritmo e risuona. Sorride e risuona. Il suono è quello del tuo respiro. Se conosci un po' lo yoga, sai che il respiro nel corpo ha un suono. Soham, io sono. E quindi ogni atto del tuo respiro è un abbraccio che risuona. Soham. Io sono colui che sono. Diventa consapevole di questo momento, accoglilo. E fai che sia un buon punto di partenza per una bella giornata o per qualsiasi momento della giornata in cui ti trovi a praticare con noi. Ogni respiro è un buon punto di partenza.
Inspirando, srotola verso il cielo, allungati. E nell'espiro torna al cuore. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Vi auguro una bellissima giornata. Vi ringrazio di questo bel risveglio insieme e ci ritroveremo. Praticate. Grazie.